Eccoci, tornati in diretta. C'è stato un problema alla rete che non è dipeso da noi. Hanno riavviato qui su nelle segrete I sistemi dell'università. segreti. Allora, ricominciamo un attimo, facciamo un piccolo riepilogo. Torna a trovarci, RP Giannotte, ciao. Ciao, ciao Simone. Bentornata. Grazie. Vieni qui a raccontarci le evoluzioni della Finestra al Sole, il tuo romanzo pubblicato dalla Zattera, Edizioni La Zattera, che grande successo sta avendo. In qualche modo anche sorprendentemente per te, Sì, perché succede che assolutamente. sabato apri il giornale e ti ritrovi quinta in classifica tra i libri più venduti, secondo il quotidiano L'Unione Sarda, secondo i dati e le statistiche che appunto stilano e riescono ad avere. Quindi è una grande emozione, immagino. Sì, e infatti come dicevo la mia prima reazione è stata, è stata questa, e infatti ero alla cassa appunto per pagare il giornale da Basanta mentre andavo ad Alghero e niente, il barista mi ha fatto cosa è successo e io sono in classifica. Super classifica show. No, Cioè, c'era quando io, esatto, negli anni quando eravamo 80, c'era. Però sì, piccoli. una classifica che in realtà, nella quale ci sono anche romanzi e nomi importanti. Sì. Quindi, che effetto fa stare poi al loro fianco? E allora, come si dice, siamo sopra le spalle dei giganti. Ecco, bellissimo esserci in mezzo, piccola in mezzo ai giganti. Sei stata domenica ad Alghero per un Sì. appuntamento importante nel quale hai avuto modo anche di presentare il tuo libro, di approfondirlo insieme a Salvatore Taras, Taras. esattamente. Raccontaci cosa è successo, raccontaci che cosa si è svolto ad Alghero poi. Allora, Alghero rassegna lo quartet del Liber, che come ho sempre detto è difficilissimo da dire, ma è una delle rassegne più Che cosa importanti vuol in Sardegna. dire È il il quartiere del quartiere del Libro? Libro, perché Ok. appunto un quartiere di Alghero si chiama Lo Quarter e quindi si trasforma per questa rassegna. E quindi insieme a Salvatore Taras abbiamo parlato del libro e in realtà del nuovo approccio al libro, al nuovo approccio di comunicazione che per questo libro è stata fatta. Sei stata molto apprezzata, soprattutto per questo, Sì. insomma, per il libro chiaramente, ma Ok, anche certo. per questo, perché in realtà hai avuto un approccio assolutamente originale e fresco. Sei Sì. riuscita a tenere vivo, cioè, il libro è ancora estremamente fresco, Sì. grazie. E non perché abbiamo acceso il climatizzatore qui, ma perché appunto sei riuscita a indagare quali fossero i modi attraverso i quali si poteva coinvolgere un numero sempre maggiore di persone e in realtà succederà qualcosa anche domani, proprio in virtù di quanto io ho detto. Sì, esatto, perché l'idea in realtà è quello di creare una comunità e creare anche dei contenuti che siano al di là del libro, perché aspettate che allora siamo in doppia diretta e Sì. quindi mi era apparsa una cosa da schiacciare. E quindi diciamo l'idea di creare una comunità non solo attorno al libro, ma anche a dei contenuti che potessero essere interessanti per tutti. Infatti nella mia pagina Facebook e su Instagram dico qui parlo di contemporaneità e anche del mio libro, ma la contemporaneità è quella che mi piace raccontare. Che poi, oltre che esserci nel tuo libro, è un po' quello che tu sei, cioè il libro è uno specchio un po' del tuo modo di stare al mondo e di vivere la vita, cioè Sì, una grande esatto. osservatrice di tutto, una che divora le cose. C'era, insomma, divorava la vita Pasolini, però Sì, è vero. in qualche modo anche tu stai divorando un po' tutto quello che ti sta capitando, perché non dimentichiamo che la tua attività principale nella vita non è quella No, della scrittrice, assolutamente, esatto. è quella dell'avvocato, Dell'avvocato, quindi. esatto. Io sono avvocato amministrativista e l'ho detto anche ad Alghero quando mi hanno detto, quindi tu da scrittrice. No, io sono avvocato amministrativista e poi Beh, sono anche scrittrice. Però anche scrittrice, scrittrice, sì, in realtà mi sono quindi riscoperta in questa nuova veste. stanno girando anche ormai le tue frasi. Che cosa Sì. succede? Cioè, com'è che nascono le frasi? Quale vince rispetto a un'altra? Quale viene premiata e perché? Allora, quella che vince sempre è quella che anche tu hai letto fantasticamente l'altra volta con molto trasporto, cioè non è vero che le parole volano, ma si depositano nella testa, nella mente e Non è ci vero che restano. le parole volano, si depositano nella Mente. mente e ci E ci restano. restano. Perché è vero, cioè nel senso è tra le frasi più vere e poi tutti quanti mi dicono sì, ma è verissimo, perché quando una persona mi dice una cosa io ci credo e agisco di conseguenza. Però sta avendo anche molto successo il cambiamento di clima di Cagliari, cioè Sì, la parte del infatti. libro in cui io racconto questo cambiamento di clima che poi Questo sole, cioè, ormai
ti parlo perché, insomma, parliamo della finestra al sole. E ci vogliono gli occhiali da sole. Assolutamente. Certo. E quindi parliamo di cambiamento di clima. Che poi cambiamento di clima in realtà è un po' in tutte le città della Sardegna, dai. Perché anche ad Algheros ci sono riconosciuti. È vero che un giorno c'è il caldo torrido, il giorno dopo entra il maestrale, tipo fine novembre. Cioè, scusate, ma sta venendo RP Giannotte a dirci che non ci sono più le mezze stagioni? Eh? Però l'ho detto, tu... e l'ho detto in maniera una bene, cosa, allora mi rimetto gli occhiali. Esatto, una cosa è dire non ci sono più le mezze stagioni, è una cosa invece c'è un cambiamento di clima, stanno cambiando le cose, non c'è più quel clima intermedio, esatto. Si passa dal freddo al caldo. Sì, ok, esatto. Bene, però ci togliamo gli occhiali e continuiamo questa diretta. Era questa, cosa dite voi, ci stavano gli occhiali? Stavo parlando al pubblico di Instagram. Cioè, doppio pubblico è abbastanza nuovo anche questo. Però, appunto, hai detto che ad Alghero è andata bene. Sì. Come è stata accolta? Come è stata accolta? Come è andata la presentazione? Tra l'altro, Salvatore Taras non è nuovo agli ambienti letterari. Quindi, quanto lui dice è molto importante. Lui è rimasto assolutamente... diciamo colpito dalla tua modalità di azione, dalle tue modalità di azione. Sì, perché ho detto è una presentazione originalissima, inizia con un dialogo dell'autrice col pubblico, con una visualizzazione e poi si fanno le domande. Interessante. Possiamo tirar fuori una nuova frase, ce l'hai per noi oggi? C'è? Oddio, una nuova frase. Non abbiamo portato il libro, ve l'avremmo voluto far vedere, però. Però c'è un'altra frase che sta girando. In realtà è di un articolo del mio blog, non è esattamente dentro il libro. Ed è scopri la persona che sei ogni giorno e fanne la tua migliore amica. Questa è molta psicologia, stiamo entrando, è un periodo in cui sto leggendo Murakami, quindi alzo le mani. Sto proprio entrando nel mondo di Murakami, sì. E mi rendo conto di quanto lavoro ci sia proprio sotto questo punto di vista, quindi in qualche modo cerchiamo di unire le cose. Era anche bello, cioè se io dico che sto leggendo Murakami, secondo te fa... cioè, guarda, ti meriti uno sì. Sguardo... Sì, ok. Quindi, però possiamo lanciare qualcosa a noi ora? Secondo me, perché non ci segnalate qual è la frase che per voi interessante. È più importante? Dai, anche al pubblico su Instagram, segnalateci qualcosa che vi ha colpito. Una frase? Quindi, una frase. Sì. Sarebbe bello poterla anche montare, magari farla, mettetela nel vostro Instagram. Sì, ti piace? Assolutamente sì. Magari cioè, mi sto permettendo di entrare nelle strategie social di RPGianotte. Sì, che dici? Ci può stare. È fantastica, questo. Sì, anche perché loro scelgono la foto che può essere collegata o meno con la frase. Ok, quindi questo è lanciato. Georeferenziamo che cosa accadrà domani, a che ora? Caffè con l'autrice. Georeferenziamo è un neologismo? No, ma che, certo! Dove sarà? Dove sarà? Al bar Blanco, in via Grazia Deledda a Cagliari, ci sarà il caffè con l'autrice, che in realtà è un nome che è tanto intellettuale. In realtà io preferirei tipo, io ci facciamo un climatizzatore. Una pausa caffè. Sì, esatto, perché qua è tipo Groenlandia. Ci saluta Katia Frau, ciao. Ciao Katia! E quindi domani, tanto tutti facciamo la pausa a caffè, dico io. Io lavoro in zona tribunale e quindi la faccio in genere in zona tribunale. E quindi ho detto, vabbè, io la faccio dalle 10:30 alle 11 più o meno. Perché non vederci lì? Perché magari ci sono persone che comprano il libro per sé o per gli altri e quindi vogliono la dedica. Ci sono persone che mi seguono, che magari non hanno preso il libro ma vogliamo scambiare due chiacchiere. Ci potranno essere persone che hanno odiato il libro e me lo vogliono dire, ci sono persone che passeranno lì per caso e allora, insomma, prendiamoci un caffè. Bar Bello. Blanco, via Grazia Deledda, domani dalle 10:30. Prendiamoci, anche venerdì. Che... Offro io. Ah, ok. Offro io, ok. Era importante, lo rifacciamo anche qui, guardate. Quindi, vabbè, ci caffè, sarà, dai, ci sarà un caffè, se sono 100... Venite in 100, ah, va sì? Bene, sì, okay. Venite. Anche 100 caffè, 100. Magari uno ne prende 100. Non dorme per due giorni. No, perché c'è un'indagine che dice che se bevi oltre 80 caffè, praticamente rischi la vita. Vabbè, quindi, 80 caffè quindi l'hanno bevuti, ragazzi. Ragazzi, non venite a prendere molti caffè perché fanno male, uno.
esatto. Ognuno un, ne prendeva al massimo lungo, ve l'ho fatto sì. fare. Quindi, anche questo si può okay, concedere. Ok, benissimo. Come prossimi appuntamenti, che cosa ci racconti? Che cosa sta succedendo? Cosa sta bollendo nel pentolone della Finestra al Sole? Allora, nel pentolone della Finestra al Sole bolle ovviamente una presenza ogni giorno sui social, che è come essere presenti di persona. Ecco, raccontaci com'è la tua giornata tipo, come funziona la tua giornata tipo? Allora, la mia giornata tipo inizia, loro di Instagram lo sanno e già vedo che lo stanno scrivendo, con un buongiorno con il programma della giornata, che può essere, per esempio, oggi ho detto che avevo un'intervista alle 15 da Unica Radio. Bene, ma l'hai detto che era con me? Sì, assolutamente detto, sì. Detto, infatti, okay. Vedi che si stanno collegando. No, c'è un sacco di gente. Informiamo qui lì c'è un sacco di gente collegata. E vi posso assicurare che oltre che intelligente e colta è anche molto bello. Ciao Denise, ciao Macchitudine. Però vedi, la differenza tra Facebook e Instagram è che su Facebook leggi Katia Frau, per esempio. Sì, mentre su Instagram leggi i nickname. È vero, sì. Vabbè, io sono talmente Simone.Cavagnino che proprio... Che poi non si sbaglia. Però è vero, ci sono i nickname e bisogna farci i conti e riconoscere le persone. E, quindi tu ti svegli la mattina? Prima sì, un buongiorno sulle storie di Instagram. Ma tipo ti trucchi o no prima? Beh, in genere lo faccio in macchina andando a lavoro, okay. Quindi sono truccata, okay, quindi sì, così. E poi c'è qualcosa magari che posto su Facebook, che può essere un articolo del mio blog, oppure una frase, oppure per esempio questa fantastica intervista. Ok, quindi noi diventeremo un contenuto, cioè già lo siamo, però stiamo contenendo un contenuto che... Ok, vabbè, esatto, ci siamo capiti. Cosa volevamo dire? Quindi questa Finestra al Sole si è spalancata e ha fatto entrare tanto sole. Sì, inaspettato. Le vendite veramente stanno andando veramente bene. Sì. Salutiamo Alessandro Cocco, che è uno l'editore. Dei papà di questo progetto. Sì, esatto. State riuscendo a entrare in un sacco di case, quindi... Esatto, non solo in Sardegna peraltro. Sì, infatti. Perché ci arrivano i primi dati, il Veneto è stato in testa da subito, cioè oltre alla Sardegna il Veneto è la regione in cui maggiormente è stata venduta la Finestra al Sole, e proprio di ieri è l'aggiornamento sul Lazio, che vede appunto un reintegro delle copie, che io non sapevo cosa volesse dire, e cioè siamo andati sotto con le copie, le abbiamo riordinate. Quindi sta funzionando bene, sì, anche nel Lazio, queste sono tutte notizie che fanno ben sperare, insomma noi siamo sempre in attesa di tutte le novità che ci riservano i tuoi profili, insomma fammi vedere un po', cioè qui in questo cervellino, che poi è un cervellone, ci sono un sacco di idee, un sacco in di... In realtà c'è il pulsante tipo Super Vicky nella Super schiena. Vicky, sì, ok, certo. Quella che si leggeva i libri così, però appunto come altre novità, cioè prossimamente cosa accadrà? Cioè, prossima presentazione l'avete già definita? No, nel senso che ancora non lo posso dire, ma molto probabilmente sarà a Carbonia. Okay. In una fumetteria. Quindi si sta definendo una sì. presentazione del libro a Carbonia. Esatto, quindi... però è stranissimo in una fumetteria. È, diciamo, un ambiente nuovo. Qual è il personaggio del libro che piace di più, statisticamente? Allora, perché tu sai delle mie storie, sì, dei personaggi su Instagram. Allora, che sta piacendo di più, piacendo ed essendo odiato, è Stefania. Stefania colpisce tutti, che è la fidanzata del protagonista Pier Giorgio Medici, e niente, colpisce tutti ed è assurdo perché è un personaggio secondario. Quindi a volte come da secondari si diventa protagonisti. Una coprotagonista. Oppure sì. Un attore, come sono i... È l'attore non protagonista. Miglior attore non protagonista. Che ok, sei il migliore, ma non sei protagonista. E anche una grande protagonista nel libro che sta piacendo tantissimo è la città di Cagliari. Sì. Assolutamente, piace come vengono descritte le vie, i vicoli, dei negozi che possono essere familiari, un po' attenti. Ma il sindaco che dice? Il sindaco non si è ancora espresso. Lo sa il sindaco che è successo tutto ciò? Credo di sì che lo sappia. Tra l'altro, insomma, ho ricevuto una fantastica parodia dalla pagina Zedda che fa cose. Quindi... Però l'originale non ci ha ancora detto nulla. Si auspica che possa, insomma, che qualche cosa sia arrivata, qualche
piffero di sole sia arrivato pure lì. Bene, RP Giannotte, grazie per essere venuta a trovarci. Grazie direi che per abbiamo farmi fatto sentire sempre a un check up appunto di quella che è la situazione del romanzo, ricordo La finestra al sole, uscita per la Zattera Edizioni. Lo trovate in tutte le librerie, quindi chi ancora non lo avesse preso lo può prendere stasera, per esempio, o domani mattina. E domani, ricordiamo l'appuntamento, domani è venerdì, sarò al Caffè Blanco, Bar Blanco, in via Grazia Deledda a Cagliari, dalle 10.30 alle 11. Passate, ci prendiamo un caffè. La mattina caffè dice che lo offre lei, quindi voi dice uno prendete, però magari vi pagate la pasta. Cioè, quindi, oppure vi portate la pasta da e casa. Potete bervi il caffè. Sì, esatto. La Kinder Brios, qualche cosa che un po' vi aiuta anche a mettere un po' di volume all'interno dello della stomaco. Dello stomaco. La pancia non da hai te. Hai ragione, troppo stomaco. Poco poetico. Ok, quindi grazie ancora per essere rimasti con noi. Scusate per il piccolo problema che c'è stato qualche minuto fa, dovuto alla connessione, ma insomma non erano cause dipendenti dalla nostra volontà. Grazie ancora per essere venuta a trovarci. Grazie, dobbiamo Simone, fare una doppia chiusura delle dirette sui social. Quindi io saluto qui. Ciao a tutti, grazie per essere rimasti con noi. Grazie anche al nostro pubblico su Unica Radio, ci ricolleghiamo tra poco perché andiamo a parlare di Seui in musica. Sono già arrivati i nostri ospiti, qualche minuto e torniamo in diretta. Ciao, ciao. A tra poco.